Salve a tutti, fratelli e sorelle, e benvenuti nel nostro appuntamento di pensieri del Vangelo. Che cosa ci dice oggi la parola di Dio? Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo San Luca, oggi è il 7 di novembre del 2018. In quel tempo Gesù disse: Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me non può essere mio discepolo. Questo che cosa significa, ovviamente? Non significa che bisogna odiare, nel vero senso della parola, padre, madre, figli, eccetera. Ma l'amore verso il Signore è più grande rispetto a quello, ovviamente, del proprio padre, della propria madre naturale, della moglie, dei figli, dei fratelli e del marito, ovviamente, se si tratta di una donna, e perfino della propria vita. Cioè, quello che conta è la volontà di Dio, cioè seguire Gesù, come poi dice dopo, chi non porta la propria croce, non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Cioè, l'amore che è di Dio va al di là di tutto, e va al di là di tutto, fondamentalmente, e bisogna lasciare questo tipo di discorso per abbracciare l'amore di Dio, cioè o si serve l'uno o si serve l'altro. Non significa che non bisogna voler bene ai propri familiari, ci mancherebbe altro, ma qui significa che se si sceglie Gesù, se si sceglie Dio, e se si sceglie Dio non si può scegliere né se stessi e né veramente nemmeno, ecco, in questo caso, il padre, la madre, la moglie, i mariti, i fratelli, i figli, le sorelle e perfine, ripeto, anche i figli ovviamente, e soprattutto la propria vita, cioè. Il Signore è venuto qui per donare, per amare, per servire, che è diversa la cosa, non per essere servito. E non solo, chi non porta la propria croce, che è chi non porta le proprie sofferenze, le porta dietro a Gesù, che le porta insieme con Gesù, può essere mio discepolo. Chi non accetta la sofferenza diventa un problema essere suo discepolo. Tanto è vero che bisogna rinunciare a tutto per seguire Gesù. Compreso, ripeto, al di là della propria vita, che è scontato, diciamo, questa situazione, ma anche, diciamo, amori importanti come, ripeto, i genitori, i figli, che sono il massimo, una grazia di Dio che ti dona Dio, però prima c'è Gesù, prima c'è Gesù. E dice pure, chi di voi, volendo costruire la torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, 6 mezzi per portarla a compimento? È ovvio, dice Gesù, che se uno inizia a costruire una cosa, deve partire, deve pianificare tutto, perché sennò faresti una brutta figura, perché ti potrebbero dire la gente, dice, deridendoti, infatti, costui è iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Ovvio, no? Questo credo che sia scontato. Un bel commento a questo giorno di San Bonaventura, che riguarda proprio. Dice che San Francesco, è un francescano, San Bonaventura di Bagnoregio, se non erro, provincia di Viterbo, e dice San Francesco rinuncia a tutto per seguire Cristo. È ovvio che per seguire Gesù bisogna rinunciare a tutto, è ovvio, anche a se stessi. Ecco, io ve lo metterò comunque in descrizione e leggetelo perché è molto bello. Tant'è vero che qui dice il padre di Francesco voleva indurlo a presentarsi davanti al vescovo, no? Perché rinunciasse a tutti i suoi diritti come re, gli gestisce tutto ciò che possedeva. E poi leggerete di seguito e fa capire che Gesù viene prima di tutto. Gesù viene prima di tutto. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci rivedremo nella prossima edizione, puntata dei pensieri del Vangelo. E vi auguro una buona serata e se potete iscrivetevi e seguiteci. Buona giornata a tutti voi.